Sono da Villa Domenico, una pizzeria a Roma, Vitinia, da 5 anni. Ce n'avevo un'altra che ho chiuso perché hanno venduto il palazzo e ci hanno dato a tutti lo sfratto. E sono arrivato secondo al campionato mondiale di pizza con la pizza con i finocchi a Rimini il 20 gennaio. E al mio negozio faccio le pizze con farina di Camut. E pizze per pizze senza glutine, e poi faccio pizze alla pala, pizze tonde, facciamo un po' di tutto. E l'impasto che uso regolarmente è minimo 24 ore, proprio minimo minimo, di solito è 48-72. E uso nell'impasto, ci metto anche un po' di farina di soia, faccio un mix con farina 00. Gli dà un po' di croccantezza, è un po' più digeribile. Lievito ne metto pochissimo, pochissimo, proprio quasi niente. Bene. Ok, qualche domanda, Giulia? Preferenze di ingredienti, gusti? Scusi? Preferenze, diciamo, dei clienti di ingredienti? Preferenze di ingredienti, guarda. Allora, la pizza che sono arrivato secondo al campionato di pizza l'ho pensata la sera e la mattina dopo sono andato a fare la gara. Io al negozio mio mi piace fare pizze un po' particolari, classiche va bene, però per esempio faccio la pizza con la trippa, pizza con radicchio, pizza con crema di carciofi, di tutto e di più. Io la cucina la porto in pizzeria. A me piace anche cucinare, però ecco, io le pizze, ho 5 ingredienti, faccio una pizza. Allora, per un profano, sì. 3 qualità che deve avere la pizza ideale. Scusa? La pizza ideale, per un profano, dovesse indicare 3 qualità, 3 criteri, che cosa deve avere la pizza? Allora, la pizza deve essere digeribile. Non deve essere troppo sofisticata, più è semplice meglio è. E poi la terza per quello che mi riguarda a me, la cottura. A me personalmente piace la pizza, deve essere un po' cotta. Per esempio a me la pizza napoletana non piace, perché da quello che ho visto, specialmente in televisione, report, è cruda, a prescindere da tutte le altre stupidaggini che hanno detto, che l'olio extravergine d'oliva è pesante. È allucinante. Io nelle pizze mie metto soltanto olio extravergine d'oliva, solo ed esclusivamente. Addirittura ho sentito dire che mettono l'olio di Sansa. L'olio di Sansa è tutto l'olio extravergine riciclato che diventa olio d'oliva e di Sansa. Peggio di quello, non puoi, tu la gente così l'ammazzi. Cioè, uno la pizza pensa di mangiare un prodotto semplice, naturale. Senti che il pomodoro viene dalla Cina, la mozzarella dalla Germania, il negozio mio soltanto ed esclusivamente prodotti italiani. Poi viene il rappresentante, ma questo costa di meno, non mi interessa, nemmeno lo faccio parlare, sto a posto. Grazie. Parere